la triade da chi è formata? Da dottore presidente dottore Eugenio Russo da Nola. Perfetto. Poi, allora, il dottor Massimo D'Arienzo in stretto ordine alfabetico. Da celle di Bulgaria. Da celle di Bulgaria, vicino Palinuco, diciamo. E il dottor Parente che viene da Benevento. Francesco Parente da Benevento. Noi il martedì siamo sempre qui, quindi qualsiasi consigliere o anche cittadino dovesse avere la necessità di comunicarsi qualche cosa, noi il martedì siamo in questa stanza e ascolteremo tutti, perché noi siamo collaboratori del Consiglio Comunale. Siete collaboratori, ma nello stesso tempo del Consiglio Comunale, quindi qualsiasi cosa consiglio, la legalità, perfetto, controllata, e quindi il bilancio quando arriverà in Consiglio Comunale? Il bilancio lo prepara la Giunta, noi lo controlliamo quando ci daranno la documentazione. No, io dico i tempi. Adesso i tempi sono al 30 aprile l'approvazione del bilancio, secondo la normativa vigente adesso, le proroghe, a meno che non ci sia un'ulteriore proroga. Il termine sancito dalla norma è il 30 aprile. Il bilancio di previsione. Sì, sì, sì. Il bilancio di previsione, certo. Il comune, la salute del comune, come sta? Questo bisognerebbe essere un medico. Voi siete Noi non lo diciamo, non lo mettiamo per iscritto quello che è la nostra, il nostro parere sull'andamento, perché tra i nostri compiti ci sta pure quello di dare delle indicazioni se ritenute opportune. Quindi nei pareri che daremo al bilancio e al rendiconto metteremo in evidenza quali possono essere i suggerimenti secondo noi. È l'OSLO. È un organismo a parte, purtroppo, quindi deve fare le sue cose e farà le sue cose. Noi riceveremo dall'OSLO al termine un bilancio fatto da loro in relazione a quello che hanno avuto come massa passiva, come massa attiva e alle conclusioni che hanno raggiunto.